Un fumo infuocato esce dalla montagna e va dritto dritto in cielo, altissimo, e poi sarà largo largo come manopina. Io, invece, ho veduto con gli occhi miei un fiume di fango rosso che brucia, brucia ogni cosa. Erano fatti talmente straordinari e spaventosi che nessuno voleva crederli veri, soprattutto i mercanti e i nobili uomini, sopraggiunti in gran numero da Napoli. Si rifiutavano di dare fede a quelle testimonianze terrificanti, perché portate da gente di bassa condizione e fuggitiva. Certo, fumo e fiamme in cielo li vedevano anche loro, ma per il resto, meglio andare a osservare di persona gli straordinari eventi in corso. La montagna, argomentavano costoro, da sempre aveva sparso intorno a sé fuoco e fiamme, senza per questo accanirsi contro gli uomini che popolavano quelle terre. Al contrario, per tutti gli abitanti della zona e per i napoletani, il suo pennacchio di fumo grigio e i suoi sbuffi di fuoco erano sempre stati come un faro, utile a tutti, naviganti e lettighieri, per orientarsi di giorno come di notte. Insomma, nessuno di loro poteva credere, come si diceva, che quel faro ora facesse perdere la rotta agli uccelli e li inducesse a volare come impazziti, che potesse minacciare di uccidere bestiame, diroccare case, ardere vigneti e orti, che avesse già causticato in mani e braccio e gambe e piedi di tante persone che si erano trovate troppo vicino al fango infuocato. Erano cose da non potersi credere. Meglio andare a constatare di persona. Di certo, inerpicandosi un po', si sarebbe trovata a un'altura dalla quale ammirare lo straordinario spettacolo di natura.